lasagne e gnocchi al sugo di pomodoro, spaghetti e tortellini in brodo, scaloppine e carne alla pizzaiola. Questa è innegabilmente cucina italiana, ma questi sono anche i piatti che popolano i menù dei ristoranti di Asmara in Eritrea, incluso il ristorante dell'Albergo Italia dal quale vi sto parlando e che fu il primo edificio costruito dagli italiani quando arrivarono ad Asmara. Il fatto è che a 70 anni dalla fine della colonizzazione italiana, la cucina italiana rimane parte della cultura locale, come del resto le vestigia architettoniche dell'avventura coloniale italiana durata oltre mezzo secolo in Africa. L'Italia inizia la sua avventura coloniale in Eritrea nell'ultima decade dell'Ottocento. Fu l'epoca del posto al sole, del sogno africano e dei mitici ascari eritrei, i soldati che combattevano con l'esercito italiano. Furono però gli anni 30 del Novecento il periodo più effervescente della presenza italiana in questa parte d'Africa, quando Mussolini diede notevole impulso all'economia del neoproclamato impero italiano dell'Africa orientale. E per Asmara, la capitale, la piccola Roma dell'altipiano eritreo, furono anni di grande prosperità. Sì, grande. Cos'è rimasto dell'Italia ad Asmara? Tanto, specialmente nelle città. Però qui troverà delle persone che parlano l'italiano, specialmente quelli più di 50 così parlano l'italiano, e si mangia alla italiana. Adesso quasi tutti i ristoranti dappertutto, i spaghetti sono proprio cioè cose del giorno, insomma, è diventato, ed è normale mangiare all'italiano. La gastronomia, maggior parte, anche tutti i ristoranti lavorano il piatto italiano, però questo piatto italiano non è sviluppato come si deve. Il tempo, l'incuria, le guerre hanno sbiadito o cancellato i segni del passato. Restano nelle cucine degli alberghi e dei ristoranti asmarini sporadici reperti di quell'epoca d'oro della gastronomia italiana. Ma io sono affascinato dal fatto che Giulio Cocchi, che è il fondatore della Cocchi, scavando nell'archivio mi ritrovo queste bolle di carico degli anni 20, con la nave London che mandava delle botti di Barolo Chinato e di Americano all'Asmara, eccetera, Eritrea, anche Etiopia. Gli eritrei mangiano italiano a casa? Sì, la pasta, soprattutto la pasta, gli spaghetti, i maccheroni. La lasagna è un grande lavoro, una grande, insomma, prende tanto tempo. What is left of Italian cuisine in Asmara is almost what was everything then, like all pastas, especially the pastas. It's a household now. Even my mother can do the pasta, anybody can do the pastas. Sempre negli anni 30 decine di architetti italiani arrivarono ad Asmara e lasciarono una profonda impronta modernista. In cinema, negozi, bar, stazioni di servizio, giardini, strade e palazzi. Come i grandi designer di moda di oggi, gli architetti di allora diedero al mondo un grandioso ed indelebile saggio di stile ed eleganza italiana. Sconfitta dagli inglesi, l'Italia perse l'Eritrea nel 1941, ma l'influenza e la presenza degli italiani rimase forte per molti decenni ancora. Ancora oggi ad Asmara c'è la scuola italiana all'estero più grande del mondo per numero di studenti e docenti. E chi sono questi? Io. Sì, sì, tutti quelli che sono qua mangiano al ristorante come la Casa Italiana. La Casa degli Italiani nacque come Casa del Fascio di Asmara, poi, sostenuta dal governo italiano, si trasformò in punto di ritrovo dei connazionali di vecchia e nuova generazione, e lo è ancora oggi. Al suo interno c'è la trattoria della casa, che ha fama di essere tra i ristoranti migliori della città. In realtà qui, come altrove, si fa una cucina italiana riveduta e scorretta e limitata a un numero ridotto di piatti. Il menù della trattoria contiene qualche strafalcione, ma è poca cosa rispetto al mare di taglitelli, mortadello e mociodonia che inonda quelli degli altri ristoranti. A questo punto è doverosa una precisazione. Questo non è un programma di gastronomia come gli altri.
L'Eritrea è una delle nazioni più povere del mondo, ha drammatici problemi di insicurezza alimentare, compresa malnutrizione e fame. Benché abbia raggiunto la sua indipendenza dalla confinante Etiopia nel 1991, dopo una sanguinosa guerra durata vari decenni, continua in un rapporto di non pace, non guerra con il vicino paese, che brucia ingenti risorse, soprattutto umane, che potrebbero alleviare la penosa situazione alimentare. In Eritrea vige una rigida dittatura militare, i conti dello Stato non sono pubblici, il paese non ha una costituzione e la libertà di stampa è sconosciuta. Facciamo la cucina italiana, tipica italiana, diciamo, usando tutti gli ingredienti locali con il sistema italiano. Alla trattoria della casa forse la risorsa più notevole è l'esperienza maturata in Italia dai due cogestori. Lei pensa che si possa chiamare ancora cucina italiana questa che si fa qui, anche se non ci sono i prodotti originali? Sì, perché quello che trovo, il materiale che trovo qua, avendo l'esperienza di prima, lo trasferisco alla italiana. Fino a qualche anno fa ad Asmara ancora arrivavano prodotti dall'Italia. Adesso non più, ma alla trattoria hanno trovato la maniera di fare arrivare il prosciutto. Il prosciutto proviene da Torino, però noi abbiamo sempre avuto il prosciutto proveniente da Parma. Viene venduto in Germania, l'aereo e la Lufthansa ci porta fin qua. Ma prima c'era un importatore che portava da Torino, appunto lui ci forniva. But my hand was made strong by the end of the Almighty. Questa è la cucina del ristorante dell'Albergo Italia. Negli anni ruggenti della colonia qui si faceva cucina italiana per una clientela di altissimo livello. La storia dell'albergo è tutt'uno con quella della città, dalla colonia all'annessione etiopica all'indipendenza. When the Italians came over here, they built all the infrastructures. It was built 1899 and then it was very vibrant until 1935-40s. The history of Albergo Italia is the history like any other Eritrean history during the Italian colonialism. During this time, during the Ethiopians, the name of the hotel was changed. It became Karen Hotel until the day of independence. And then when Mr. Primo, the owner of the hotel, bought it again, he restored the whole thing again. He brought it back to Albergo Italia, instead of Caravan Hotel. And the whole infrastructure changes, the furniture, the food, the name. Is the furniture coming from Italy? It has a very, very Italian touch. Yeah, everything is imported from Italy. Oggi mi sento un poco come un archeologo culinario. Infatti questo è un viaggio in una cucina italiana di altri tempi. Sarebbe sbagliato venire qui in questi ristoranti per trovare i piatti della cucina italiana contemporanea. In un certo senso questi sono piatti cristallizzati, anche se all'Albergo Italia, per esempio, c'è uno sforzo di presentarli in maniera più moderna. What we learn from the Italians, we do it here now. We do it from scratch. In realtà quando si parla di cucina italiana parliamo di due tipi di cucina, una cosiddetta commerciale perché è fatta con i prodotti che sono importati dall'Italia e che viaggiano attraverso i canali di distribuzione italiana, e abbiamo poi la cucina cosiddetta culturale, la cucina italiana culturale che è basata su tecniche e su abitudini che si sono tramandate nel corso dei secoli. È un po' quel caso della cucina in Eritrea, è un po' quel caso anche delle cucine di alcuni paesi del Sud America dove non è possibile importare prodotti italiani. We forward in this generation triumphantly. Won't you help? Lei segue una ricetta tradizionale per fare i tortellini? Sì, c'è la ricetta tradizionale, però si modifica anche coi gusti qui locali. Quindi invece del maiale metti la carne di manzo con un po' di cumino, con un po' di zenzero e il formaggio provolone. Diranno, ma questi qua, mamma mia, come lavorano male, ci diranno, no? Dahab ha imparato a cucinare in Svizzera e in Italia, dove vivono ancora le sue figlie e dove fu esiliata negli anni in cui l'Eritrea era annessa all'Etiopia. Ha iniziato facendo da mangiare per poche persone, ed è cresciuta fino al Sicomoro, dove cucina anche per 200 coperti. Perché ha chiamato Sicomoro, che è un nome così italiano,
il ristorante? Il sicomoro da noi è molto conosciuto, quest'albero, nell'altopiano, perché questo locale, come ha visto, è grande. E io penso che questo sotto il sicomoro tu puoi fare i picnic. La cucina del sicomoro è pulita e ben organizzata, ma è vecchia, obsoleta. Ad Asmara non ci sono né lo spazio né i mezzi per lo spettacolo. Le tagliatelle, i tagliolini, tutto in casa, perché noi non abbiamo, visto nei mercati, confezionati, lasagna, tutta quella roba, si fa tutto in casa. E per la pasta secca? Adesso ci sono fabbriche che... c'è questa Santa Famiglia, la pasta è buona, abbastanza buona, prodotta qui. Mio padre è militare dell'Atario in 1900. Ah, era qui militare della... Militare in 1900. 1900? In guerra Tripolo. Ah, la guerra di Tripoli. Frito? A una gamba. Adesso invece morto. Io senza lavoro. Ah, che peccato. Quando vai in Italia e mangio italiano e poi torna qui, che le viene alla mente? Sinceramente piacciono i gusti qua, solitamente la carne, i pomodori, le banane, tutto. Perché qua ancora c'è, forse perché il sole e non ci sono additivi chimici ancora. I ceci ho visto che sono molto particolari. Sono molto I nostri piccoli. Ceci sono piccoli, hai visto? Quindi sono ben concentrati di sapore. Sì, sì, sì. Anche le verdure, non so se lei ha visto, le verdure sono diverse. È innegabile che verdure, ortaggi e cereali che si trovano al mercato di Asmara siano particolarmente ricchi di sapore e in genere non sono stati trattati con fertilizzanti chimici. La carne in Eritrea è molto saporita. Attenzione, è dura se non frollata a dovere, soprattutto quella che viene dai pascoli della zona occidentale del paese, dalla regione di Gash Barka, la stessa che si mangia da Hiwet, proprio nella zona del mercato di Asmara. Non è un locale di lusso, ma la carne viene dal macello comunale, dove è sottoposta a scrupolosi controlli prima di essere messa in commercio. Con gli ingredienti, come fa ad adattare la cucina italiana agli ingredienti? Beh, non sempre troviamo tutti gli ingredienti qua, non abbiamo facilità, insomma abbiamo tanti problemi per il momento. Però cerchiamo di modificare la ricetta. Si prova una, due volte, si fa gustare ai clienti e si sono contenti. Per esempio con il pane, ha visto lei? Noi facciamo il pane con i ceci. E dentro mettiamo il semi di papavero, perché per il momento non abbiamo la farina, c'è un problema. Quindi non bisogna disperarsi perché non c'è questo. Non c'è... Si cerca di creare, inventare le ricette. Signore, con gli ingredienti diciamo fondamentali, tipo l'olio d'oliva, come fa lei? Non c'è l'olio d'oliva, allora prendi l'olio di sesamo, che è buono, è buonissimo. Un po' un sapore differente. Differente, allora l'olio di sesamo lo mischiamo con l'olio di soia. Quella di adattarsi è stata in fondo una delle caratteristiche della cucina italiana povera di sempre. Daab e gli altri cuochi di Asmara seguono la matrice storica degli italiani, maestri nell'affrontare emergenze e scarsezza in cucina. Noi usiamo quello che si trova nel mercato, che c'è l'olio di semi, ma in questo periodo qua, ma prima avevamo l'olio d'oliva e cucinavamo con l'olio d'oliva. Cioè, i pomodori per esempio sono uguali, non ha nessuna, anzi qui è più fresco perché si usa roba fresca. Ed è con i pomodori freschi che si fanno i sughi per la pasta. È sugo pomodoro fresco. Fresco, però partendo sempre fresco. Hai visto il mercato è pieno di pomodori, quelli scatolami costano di più che quelli freschi. E la base del sugo è quella con l'olio di sesamo, come diceva lei? Invece... No, per l'olio di soia. A volte però la fiducia accordata agli ingredienti locali è eccessiva, come nel caso del formaggio e del vino locale. Formaggi, ci sono formaggi locali che sono, per me, diciamo, con la mia esperienza, che saranno più buoni perché sono genuini. Il provolone lo si può far seccare, quando lo fai seccare per 3-4 mesi, e diventa come tipo grana, oppure poi c'è una ricetta anche che diventa anche emmental, siccome abbiamo l'unico formaggio qui. Il vino, c'è anche il vino buono. È buono? Sì, che adesso esattamente
non posso definirlo, ma è un vino italo-francese. Il vino di cui parla Giuseppe è in realtà imbevibile anche per gli standard meno esigenti, ma forse sul prodotto incide la maniera in cui è conservato. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have. Tu dove hai imparato a parlare italiano? Io come che è nato in Asmara? Ho imparato e lavoro anche con gli italiani. Che ricordi hai di quando eri? Ah, ricordi? Ma era bel tempo quando era qua, italiani. Tanti amici, bevi caffè con loro, bevi cappuccino, si gira, va al cinema con noi. Siamo nel bar del ristorante Bluebird, uno dei tanti lasciati dagli italiani ad Asmara, spesso rimasti come 50-60 anni fa. Che ci fate con il maraschino? Come lo usate il maraschino? Maraschino, ho trovato qualcuno che quando va fuori, ho trovato la maraschino e porta qua. Aspetta, ti faccio vedere com'è. Ecco. Un po' perché sei dolce. Noi piacciono anice, quella anice più migliore di questa. Fammelo vedere l'anice. Vuoi assaggiare? Voglio vedere. Questa è l'anice. Anice. E questo si faceva quando stavano gli italiani qui? Prima. Prima. Adesso noi facciamo. Lo so, sì. Niente problema per fare questo. Tanti eritreani che fa questo. E me lo mettete anche nel caffè? Sulla caffè sì. Caffè corretto. Mi chiamo Zibib. Mi chiamo Zibib. Zibib. Che significa Zibib? Zibib vuol dire cannice. Espresso e cappuccino fanno parte della vita quotidiana degli asmarini. Ad Asmara c'è un enorme parco di macchine da caffè italiane, anche se è da anni ormai che non se ne importano di nuove. Però qui la gente continua a prendere l'espresso, continua a fare il cappuccino, vedo che c'è una macchina. Sì, prendi la cappuccino, caffè espresso o macchiato. Compra la macchina per esempio da fuori, poi c'è un meccanico qua. Di nuovo, fa di nuovo loro. Tanti meccanici, bravi c'è qua. Mamma mia. Anche al Sicomoro si serve caffè espresso e cappuccino, ma spesso Dahab offre il caffè secondo la tradizione eritrea, con una cerimonia che è parte fondamentale della vita sociale locale. Il caffè viene tostato al momento, macinato e poi messo in un bricco con acqua sui carboni di una fornacella. Intorno vengono sparsi fiori, fronde e stranamente popcorn, una usanza di cui nessuno conosce l'origine precisa. Mentre si aspetta, la donna che lo prepara, in casa sono sempre le donne a farlo, brucia incenso. Il convitato deve bere almeno 4 finjal di caffè, così come si chiamano le tazzine, prima di andarsene. Al Sicomoro, all'ora della prima colazione, viene servita anche quella tradizionale eritrea, nella quale figura uno squisito purè di fagioli bianchi, chiamato ful, ai quali si aggiunge olio d'oliva, conchiccia, il pane tradizionale eritreo e peperoncino. Non c'è da meravigliarsi. Ad Asmara quasi tutti i ristoranti italiani fanno anche cucina eritrea. Anche a casa la gente alterna le due cucine. They don't mix it, but they interchange it. Today pasta, tomorrow shiro. E così Dahab, ma anche tutti gli altri cuochi italiani, sono grandi esperti di cucina eritrea. A cominciare dal berberè, il fragrante e speziato, non necessariamente piccante, mix di spezie che caratterizza la cucina tradizionale. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Le donne di Asmara preparano i loro cocktail di spezie per il berberè, senza svelarne le proporzioni, e li portano quotidianamente a macinare al caravanserraglio, il mercato dove un tempo sostavano e si approvvigionavano le carovane di trasportatori. Berberè, actually the bel berberè, as it is, it means chili pepper. Ci sono vari tipi di berberè. Quello che si chiama awasè, che è forte, e dentro c'è come la mostarda. E poi del che è più denso. Questo awasè, per esempio, lo puoi tenere anche un anno. Un anno e non si rovina niente. E noi qui lo diamo molto con la pasta, con il pesce, e piace molto anche agli europei. Al Bluebird si può mangiare cucina eritrea di eccellente livello.
zigni espris, di carne, di pollo, di montone e scirò, serviti sulla tradizionale injera, la grande piadina morbida e spugnosa che è la base della cucina abescià. I cuochi italo-eritrei che abbiamo incontrato fanno a gara per spiegarci come sono fatti questi piatti. Lo zigni è una cucina molto, si cucina a lungo, un'ora e mezza, e lo spris lo facciamo quando il cliente lo chiede. Zigni it's a stew. If you speak international cuisine, it's a stew. And spris is a sauté thing. Diciamo che carne saltata. Velocemente. Sì. O alla griglia oppure in padella. There is a white spris, which is there is no, it's not spicy, it's not hot. And then there is a hot red spris, which is spicy, hot, with spicy with berbere. And one of the basic meal in Eritrea is what they call shiro. It's similar to reference like hummus. E come l'hummus, lo shiro è fatto con farina di ceci, alla quale vengono aggiunte spezie e altri ingredienti, come le cipolle secche, che si vendono in apposite bancarelle al mercato. Al sicomoro, la cuoca che tira la sfoglia delle tagliatelle è la stessa che prepara la injera nel mogogo. Un tempo questo arnese era di terracotta, ma adesso gli artigiani del caravanserraio lo ricavano dai fusti di olio per motori. L'acidità della injera è l'acqua. È una fermentazione naturale. Quando fai questa farina, tipicamente qui di qua locale, si chiama il taff, non so se l'hai visto in mercato, si macina e si mischia insieme come il pane, no? E si fa depositare un giorno, due giorni, e forma una specie di acqua che è acido, e quello bisognerebbe versarlo ogni giorno, cambiare l'acqua. Il taff è un cereale che si coltiva in Eritrea e Etiopia, ha i chicchi molto piccoli ed è ricchissimo di calcio, ferro e con un alto contenuto di proteine e fibra. Se uno lo vuole più dolce, questa injera, allora c'è il sorgo. La farina di sorgo mischiato con il taff, è meno acido. Oppure la farina di mais con il taff. Gli ingredienti dei ristoranti italiani di Asmara sono una tavolozza variegata dove si mescolano quelli della cucina italiana e quelli eritrei. C'è anche il kerkedè, che si usa per fare il tè. Negli anni dell'autarchia, quando le Nazioni Unite applicarono all'Italia severe sanzioni, il regime fascista spinse senza successo il consumo di questo tè. Adaboni inserì anche ricette a base di kerkedè nel suo talismano della felicità. L'Eritrea e le colonie giocarono un qualche ruolo nella evoluzione della cucina italiana in Italia, nella quale entrarono nuovi ingredienti tra cui datteri e banane. Anche la cucina futurista di Marinetti e compagni ne fu ispirata. Abbiamo una specie di cultura italo-eritreo, l'hai visto sulla cucina, sul... E quindi noi speriamo che ci siano più turisti italiani che vengono qua. L'Eritrea è il posto più sicuro del mondo, specialmente in questo tempo. Il popolo eritreo è un amico del popolo italiano, non ha nessun problema. Gli italiani venuti qua sono sempre benvenuti, nessuno li ha mai disturbati, anzi non solo loro, tutti gli stranieri che vengono qua sono ben accettati. In Eritrea puoi girare a piedi in città capitale 24 ore da sola, anche a mezzanotte, anche le 2, anche una donna da sola, nessuno lo tocca. Il popolo eritreo ha una cultura, non vuole le robe altrui, non minaccia le persone. Termina qui il nostro viaggio goloso ad Asmara. Questa città e la nazione hanno un notevole potenziale turistico nel quale potrebbe avere spazio anche un grande rilancio della cucina italiana. Accanto alla scuola di lingua italiana ce ne starebbe benissimo una di cucina italiana. Sarebbe frequentatissima quanto la prima, ma nell'Eritrea di questi anni purtroppo il regime e la sua burocrazia rendono difficili, se non impossibili, molte iniziative che gioverebbero a questo straordinario popolo, compreso il pacifico lavoro di un giornalista gastronomico italiano. Io sono ottimista, sono molto ottimista. No. Tu non mangi broccoli, fagioli e baccalà, tu mangerai gardenie, giacinta e resedà.